Direttore, si firma oggi una convenzione tra la Carispac e Confindustria, una boccata d'ossigeno per le imprese aquilane. Sì, diciamo che da parte nostra un riconfermare questa grossa collaborazione che abbiamo con le imprese dell'Aquilano e con la Confindustria in particolare. Quindi vogliamo continuare a sviluppare questo nostro rapporto mettendo a disposizione questo importante plafond al momento che potrà essere anche ampliato qualora speriamo ce ne sia ancora l'opportunità e la necessità e quindi per rinsaldare questo legame che abbiamo con le imprese dell'Aquilano. A chi si rivolge? Quali sono i tipi di imprese? Sono tutte le imprese che oggi operano nella provincia dell'Aquila, che sono associate alla Confindustria e che operano nei diversi settori, e in particolare quelle che possono anche operare con l'estero, quelle che possono operare nei vari settori sia specialistici sia particolari di tutta la provincia dell'Aquila. Un aiuto in attesa di questi 90 milioni del De Minimis? Ma io dico che i 90 milioni quando arrivano ben vengono, ma insomma non è la panacea dei mali di questa città. Ci sono state opere più importanti come per esempio la detassazione delle tasse, il 40% in restituzioni di 120 rate che è stata una straordinaria ed impensabile boccata d'ossigeno per l'intero territorio. Quella di oggi è un'altra giornata importante perché dimostra che il territorio fa da sé per programmare un futuro e una delle cose indispensabili è il rapporto stretto tra mondo delle imprese e il sistema bancario. Oggi si firma una convenzione che è la testimonianza di un lungo e proficuo rapporto tra Carispac e Confindustria e quindi si dà una straordinaria boccata d'ossigeno, soprattutto di liquidità, per le tante aziende che lavorano con la pubblica amministrazione in grande difficoltà. Ecco, tra le varie misure, 40 milioni di euro, io trovo che è un messaggio importante. In fondo le imprese della provincia dell'Aquila ci sono, hanno bisogno solo soltanto di fiducia, e hanno strumenti innovativi, hanno idee, progetti e adesso da questo momento in poi hanno anche un importante plafond a disposizione. Tra crisi e terremoto qual è la situazione che vivono le imprese aquilane? C'è ancora una forte sofferenza? Io è un lustro che parlo che la crisi non passa perché non è una crisi, credo che siamo nel bel mezzo di un mondo che sta cambiando ad una velocità supersonica e il territorio dell'Aquila era in difficoltà prima anche del terremoto e poi c'è stato il disastro naturale. Quello che stiamo cercando di fare come stakeholders, come sistema delle imprese, è di cercare di, attraverso la creatività, la fantasia, qualcuno che si chiamava Einstein diceva che la creatività è più importante della conoscenza, ecco, stiamo cercando di fertilizzare il territorio per trasformare questa sciagura in una straordinaria opportunità per ripensare il nostro modo di stare sul territorio e di stare in Abruzzo. In questo per esempio il progetto di Confindustria Gran Sasso va in questa direzione che mette insieme sinergie con il mondo vicinissimo teramano e quindi il Gran Sasso unisce e non divide. Del resto se pensiamo che in questi mesi il comune di Francoforte è passato da 500.000 abitanti a ben 2 milioni di abitanti facendo massa critica con i comuni limitrofi, evidentemente qualcosa anche per noi questo deve significare che dobbiamo ripensare la presenza dello Stato sul territorio e quindi come Confindustria, come stakeholders, come portatori di interessi non particolari ma generali che ci interessa la nostra comunità, ecco, stiamo cercando di fertilizzare la nostra comunità di questi elementi innovativi.